Ciao a tutti, lei è Stellina la gattina, un amigurumi realizzato con la ciniglia, precisamente questa, ovvero il cremino, che è una ciniglia morbidissima, veramente è meravigliosa. Sono gomitoli da 100 grammi, 60 metri e si lavora con un 6,5-7,5 di ferri indicato. Noi andremo a lavorare con un uncinetto numero 6 e andremo a fare appunto questo amigurumi. Stellina è alta, quindi tutta dalla punta dei piedi fino alle orecchie, 55 cm, e l'ho realizzata utilizzando 3 gomitoli di cremino. Quindi appunto per realizzare la stellina occorrono 3 gomitoli, andremo a lavorarli come ho già detto con un uncinetto numero 6, usiamo il 6 e non il 7 perché la lavorazione deve rimanere molto compatta e non deve uscire l'ovatta, l'imbottitura con cui andremo a riempire le varie parti. Quindi quello che ci occorre oltre a questo è dell'ovatta, sempre sul nostro sito www.merceriamari.it trovate tutto l'elenco del materiale, anche l'ovatta, cioè in sacchi da mezzo chilo o un chilo, quello che vi occorre. Poi ci serviranno gli occhietti, quelli che hanno la vite di sicurezza, vado a utilizzare la misura più grossa, ovvero il 12 mm, e poi useremo anche il nasino, sempre con la vite di sicurezza, questo è sempre il nasino, vedete che ha la vite, poi il gommino da dietro che si avvita. I baffi li ho ricamati con un filo di cotone nero e poi se volete appunto io come vedete lì ci ho messo un fiocco col nastro di raso, ma potete abbellirla e decorarla come più vi piace. Quindi questo è quello che ci occorre e ora vi lascio al tutorial. Allora, per iniziare partiamo subito col nostro filato, abbiamo un anello magico all'interno del quale andremo a lavorare 6 maglie basse. Voilà, adesso tiriamo, quindi tiriamo per chiudere il nostro cerchio magico in questo modo e partiamo subito facendo il secondo giro dove andremo a fare 2 maglie basse per ogni maglia sottostante, quindi al termine del giro avremo un totale di 12 maglie basse. Non ve l'ho detto prima, quello che stiamo andando a realizzare è una zampina, la zampina del nostro gattino. Allora, adesso terminato questo giro, quindi avendo un totale di 12 maglie basse, vado a mettere il marker in quello che è l'ultimo punto di questo giro e inizio il prossimo giro dove dovremo andare a lavorare una maglia bassa nel primo punto e 2 maglie basse nel secondo, il tutto ripetuto per tutto il giro e in totale alla fine di questo avremo un numero di maglie pari a 18. Voilà, terminato anche questo giro, nel prossimo dovremo andare a lavorare 2 maglie basse nei primi 2 punti e nel terzo punto andremo a fare un aumento, quindi lavoreremo 2 maglie basse nello stesso punto. Quindi nel primo andiamo a fare una maglia bassa, nel secondo punto andiamo a fare un'altra maglia bassa, nel terzo punto lavoriamo 2 maglie basse nello stesso punto. Ripetiamo questa sequenza per tutto il giro e al termine avremo un totale di 24 maglie.
Voilà, terminato anche questo giro, adesso andiamo a lavorare due giri completi senza fare aumenti, lavorando le 24 maglie così come si presentano. Quindi andiamo a fare per due giri un punto basso per ogni punto sottostante. Procediamo in questo modo. Una volta realizzati questi giri, nel prossimo dobbiamo andare a fare due maglie basse nei primi due punti e dopo andiamo a fare una diminuzione, ovvero chiudiamo assieme altri due punti. Vediamo come. Nel primo vado a fare una maglia bassa, nel secondo vado a fare una maglia bassa, terzo e quarto punto li chiudo assieme, quindi entro nel terzo punto, aggancio il filo e tiro fuori un'asola. Invece di chiudere, adesso punto nel punto a fianco, estraggo il filo e una nuova asola. Quando ho tre gettate sull'uncinetto, prendo il filo e chiudo tutto. In questo modo abbiamo fatto una diminuzione e chiuso assieme due punti, che invece di essere separati adesso sono un punto solo. Quindi abbiamo fatto una diminuzione. Questo procedimento va ripetuto per tutto il giro per tornare a un numero di maglie pari a 18. Voilà, a questo punto dobbiamo nel giro successivo andare a fare una maglia bassa nel primo punto e chiudere assieme i successivi due. Quindi nel primo punto facciamo una maglia bassa normale, nei due punti a fianco di nuovo andiamo a chiuderli assieme, quindi prendiamo di nuovo uno, prendiamo di nuovo due, quando abbiamo i tre gettati chiudiamo tutto e facciamo una diminuzione. Alterniamo questi due punti per tutto il giro, per averne un totale di maglie al termine di 12. Arrivati a questo punto dobbiamo andare a fare una diminuzione subito qui a inizio del prossimo giro, quindi andiamo subito a chiudere assieme due maglie basse in questo modo, dopodiché lavoriamo le successive 8 maglie così come si presentano. E poi andiamo a chiudere assieme di nuovo gli ultimi due punti per far sì che al termine del giro abbiamo solo più un totale di 10 maglie. Voilà, ecco fatto, abbiamo realizzato quello che è la zampina del nostro gattino. Adesso poi dovremo lavorare queste 10 maglie per altri 13 giri per ottenere quella che è la gamba. Prima di fare ciò però dobbiamo andare a imbottire il piede in modo che sia bello pieno e bello paffuto, perché dopo altrimenti con la zampa lunga non riusciremo più ad andare a imbottire. Un consiglio che vi posso dare è di lavorare le maglie abbastanza strette, quindi tirando molto durante la lavorazione per far sì che non si creino i buchi dal quale poi si vedrà l'imbottitura. Quindi questa è la zampetta finita, io ne ho già realizzata una, quindi adesso andiamo a imbottire qui il piedino, che è questo qui che abbiamo appena realizzato, e dopo proseguiremo a lavorare queste 10 maglie in totale che abbiamo ottenuto nell'ultimo giro per un totale di 13 giri, ovvero così che è la nostra zampina. Vedete, in questo modo. Quindi imbottiamo e proseguiamo per 13 giri.
Allora, una volta realizzate entrambe le gambe, una gamba fate una maglia bassissima e dopodiché staccate il filo, mentre nella seconda gamba lasciate il filo attaccato, perché adesso vi faccio vedere che le due gambe vanno unite assieme e subito da queste due gambe andiamo a realizzare il corpo. Infatti vedete che qui in cima non sono chiuse ma restano comunque aperte, perché adesso ci gireremo intorno e andremo a lavorare quello che è il corpo del nostro gatto. Quindi come facciamo? Facciamo che da qui dove ci troviamo andiamo a lavorare 4 catenelle, quindi 1, 2, 3 e 4, e andiamo a unirci con una maglia bassissima in corrispondenza all'altra gambina, con una maglia bassissima appunto, quindi ci inseriamo qui e andiamo a fare una maglia bassissima. Vedete che abbiamo collegato e raccordato le due gambe. Adesso prendiamo a lavorare una sequenza di maglie, ovvero andiamo a fare 3 maglie basse nei primi 3 punti della prima gamba, lavorando qui nella gamba dove ci siamo attaccati, ok? Quindi 1, 2 e 3. Nel quarto punto andiamo a fare un aumento, quindi andremo a lavorare 2 maglie basse nello stesso punto, 1 e 1, 2. Nel punto successivo, anzi nei 2 punti successivi, andiamo a lavorare 2 maglie basse, quindi 1 e 1, 2. Nel punto dopo ancora andiamo a fare di nuovo un aumento, quindi lavoreremo di nuovo 2 maglie basse nello stesso punto. Voilà, nei successivi 2 punti andiamo a lavorare 2 maglie basse quindi 1 e 1, 2. Arriviamo nell'ultimo punto e andiamo a fare un aumento, quindi lavoriamo 2 maglie basse nello stesso punto e una maglia bassa la andiamo a lavorare sopra alla maglia bassissima qui di raccordo. Voilà. Dopodiché andiamo a lavorare 4 maglie basse sulle 4 catenelle. Quindi facciamo 1, 2 3 e 4. E adesso andiamo di nuovo a fare una maglia bassa qui dove partivano le catenelle, seguita da altre 2 maglie basse nei successivi punti. Poi andiamo a fare un aumento, quindi andiamo a lavorare 2 maglie basse nello stesso punto. Quindi dopo aver fatto l'aumento, i successivi 2 punti li lavoriamo di nuovo normali, quindi una maglia bassa per ogni punto. In quello dopo di nuovo andiamo a fare l'aumento. Poi lavoriamo di nuovo 2 maglie basse nei successivi 2 punti. Nel penultimo punto che ci resta andiamo a fare un aumento. Poi lavoriamo una maglia bassa nell'ultimo punto e andiamo a fare le 4 maglie basse dall'altro lato delle catenelle. Quindi una, tre
e 4. Ed ecco che siamo tornati al punto di partenza. Adesso dobbiamo girare in tondo, quindi vedete che giriamo così in circolare per fare quello che è il nostro corpo, e facendo questi aumenti e questo numero di maglie, come vi ho fatto vedere, abbiamo un totale di 36 punti, dove adesso dobbiamo andare appunto a girare tutto attorno lavorando le maglie così come si presentano. Quindi andiamo a fare 7 giri di lavorazione, quindi così circolare, vedete che giriamo tutto attorno in cerchio e lavoriamo 7 giri con questi 36 punti. Allora, una volta realizzati tutti i giri, nel prossimo, tutti e 7 questi giri, nel prossimo giro dobbiamo andare a lavorare 4 maglie basse nei primi 4 punti, quindi 1, 2, 3 e 4, e dopo chiudiamo assieme 2 maglie. Come abbiamo visto fare prima, quindi quando abbiamo 3 gettati, dopo chiudiamo assieme. Quindi dobbiamo ripetere questa sequenza per tutto il giro, alternando quindi le 4 maglie basse più una diminuzione, e alla fine avremo un totale di 30 maglie. Terminato questo giro, andiamo a lavorare i prossimi 2 giri lavorando le maglie così come si presentano, quindi 2 giri dove per ogni punto sottostante andiamo a fare una maglia bassa. Arrivati a questo punto andiamo a lavorare 3 maglie basse nei primi 3 punti, quindi 1, 2 e 3. E dopo andiamo a fare una diminuzione, quindi di nuovo andiamo a chiudere assieme le successive 2 maglie in questo modo. Ripetiamo la sequenza per tutto il giro, quindi 3 maglie basse e una diminuzione, e alla fine avremo un totale di 24 maglie. Finito anche questo giro, andiamo a lavorare nuovamente altri 2 giri di maglie così come si presentano. Voilà, ultimi 2 giri. Allora, in questo primo giro andiamo a fare 2 maglie basse nei primi 2 punti e poi andiamo a fare una diminuzione, quindi di nuovo andiamo a chiudere assieme 2 maglie. Voilà, alterniamo per tutto il giro, al termine del quale avremo un totale di 18 maglie. Ultimissimo giro, andiamo a lavorare un giro di maglie così come si presentano, dopodiché possiamo andare a imbottire il corpo e l'abbiamo terminato. Allora, partiamo ora a realizzare quello che è il braccio del nostro gattino. Partiamo sempre da un anello magico e sempre avviando 6 maglie basse. Dopodiché chiudiamo il nostro cerchio magico, voilà. E adesso andiamo a fare 2 maglie basse per ogni punto sottostante, quindi al termine del giro avremo un totale di 12 maglie basse. Voilà, nel giro successivo invece andiamo a fare una maglia bassa nel primo punto. Aspettate che metto il marker. Ok, quindi una maglia bassa nel primo punto e 2 maglie basse nel punto seguente. Alterniamo questa sequenza per tutto il giro, al termine del quale avremo un totale di 18 maglie basse. Nel giro seguente andremo a lavorare 18 punti così come si presentano.
Voilà, a questo punto dobbiamo andare a fare un nuovo giro dove faremo una maglia bassa nel primo punto e una diminuzione nei punti seguenti. Quindi le diminuzioni, come abbiamo già visto, si fanno chiudendo assieme due punti in questo modo. Devo ripetere questa sequenza di una maglia bassa e una diminuzione per tutto il giro per tornare ad avere alla fine un totale di 12 maglie basse. Voilà, terminato anche questo giro, nel successivo andremo a lavorare le maglie così come si presentano, quindi per ogni maglia bassa sottostante andiamo a farne un'altra. Ed ecco che abbiamo la nostra manina. Adesso dobbiamo andare a fare ancora un giro con altre diminuzioni, ovvero andiamo a fare una diminuzione qui all'inizio, quindi subito qui dove iniziamo il giro andiamo a chiudere assieme le prime due maglie, dopodiché lavoriamo le 8 maglie basse seguenti normalmente, quindi andiamo a fare 8 maglie basse. Ci restano per terminare il giro due punti che andiamo a chiudere assieme facendo l'ultima diminuzione, in modo tale che dopo questo giro ci ritroveremo con un totale di 10 maglie basse. Voilà, adesso possiamo andare a imbottire quella che è la nostra manina e dopodiché dobbiamo proseguire a lavorare questi 10 punti che ci troviamo per altri 10 giri. E questo è il risultato, ok? Quindi adesso imbottiamo e poi lavoriamo per altri 10 giri le 10 maglie che ci troviamo. Una volta realizzati tutti i giri e dopo aver imbottito bene il nostro braccio, dobbiamo andare a fare un ultimo giro dove facciamo una diminuzione praticamente dietro l'altra. Quindi andiamo a chiudere assieme due punti per volta fino a ottenere un totale di 5 punti. Quindi vedete che proprio una dietro l'altra vado a chiudere assieme due maglie. Voilà, ora possiamo staccare il filo, lascio una goglietta un po' lunga che poi ci servirà per andare a cucire il braccio al corpo e possiamo fare che staccare il filo. Voilà, ed ecco che abbiamo realizzato un braccio, ovviamente ve ne serve un altro uguale, quindi le braccia sono due, dovete realizzarne un altro uguale. Adesso io invece vi faccio vedere come realizzare un orecchio. Allora, uno l'ho già fatto, adesso vi faccio vedere. Praticamente si realizza un cerchio che poi va piegato a metà e andrà cucito alla testa, vi farò poi vedere dove. Quindi adesso vediamo come realizzare questo orecchio. Allora, anche per fare l'orecchio serve un anello magico all'interno del quale partiamo sempre realizzando 6 maglie basse. Voilà, chiudiamo il nostro anello. Voilà, una volta chiuso l'anello magico andiamo a fare 2 maglie basse per ogni punto fino ad ottenere un totale di 12 maglie.
realizzate tutte e 12 le maglie. Adesso per il nuovo giro dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa nel primo punto e due maglie basse nel secondo punto. Alterniamo questa sequenza per tutto il giro fino a ottenere un totale di 18 maglie. Il giro successivo vado a lavorare le 18 maglie così come si presentano, quindi per ogni punto sottostante vado a lavorare un punto basso. Questo è l'ultimo giro che andremo a fare nel nostro orecchio. Fatto anche quest'ultimo giro, chiudiamo con una maglia bassissima, andiamo a staccare il filo, lo lascio sempre un po' lungo perché ci servirà per cucire e dopo, appunto, come vi dicevo, questo orecchio si andrà a piegare esattamente a metà e poi andremo a cucirlo sulla testolina, che adesso vediamo come si va a realizzare anche la testa. Allora, per quanto riguarda la realizzazione della testa, dobbiamo iniziare esattamente come abbiamo visto fare per tutte le altre parti del corpo, quindi sia per la gamba sia che per il braccio, con anello magico, con all'interno 6 maglie basse, che sarebbe questa prima parte qui. Dopodiché il giro dopo raddoppiamo il numero di maglie, quindi andiamo a lavorare 2 maglie basse per ogni punto, per ognuno dei 6 punti iniziali, e ci troviamo con un totale di 12 maglie basse. Esattamente come abbiamo già visto. Terzo giro andiamo a fare una maglia bassa in un punto e 2 maglie basse nel punto successivo. Ripetiamo per tutto il giro e ci troviamo con un totale di 18 maglie. Quarto giro andiamo a fare 2 maglie basse nei primi 2 punti e 2 maglie basse nello stesso punto. Quindi ripetiamo 2 maglie basse nei primi 2 punti e un aumento nel terzo punto. Ripetiamo questa sequenza per tutto questo quarto giro e ci troviamo alla fine con un totale di 24 maglie. Nel quinto giro andiamo a fare 3 maglie basse nei primi 3 punti e 2 maglie basse nel quarto punto. 2 maglie basse, quindi un aumento nel quarto punto. Al termine del giro ci ritroviamo con 30 maglie. Giro numero 6, andiamo a fare 4 maglie basse nei primi 4 punti e nel quinto punto facciamo un aumento, quindi lavoriamo 2 maglie basse nello stesso punto e al termine di questo giro ci ritroviamo con 36 maglie. Ultimo giro, questo qui, sono 5 maglie basse e, nei primi 5 punti e 2 maglie basse all'interno del sesto punto, quindi un aumento nel sesto punto. Il totale delle maglie di quest'ultimo giro è 42. Adesso, fatto ciò, che quindi non vi ho fatto vedere tutto nell'insieme perché il procedimento è il medesimo che abbiamo visto sia per iniziare le gambe che per iniziare le braccia, quindi sempre mi raccomando anello magico, 6 maglie e poi proseguite come vi ho appena spiegato. Adesso, fatto questo, dopo essere arrivati al settimo giro, dobbiamo andare a fare 4 giri dove lavoriamo le maglie così come si presentano. Quindi abbiamo detto che nell'ultimo giro avevamo un totale di 42 punti e adesso per 4 giri andiamo a lavorare questi 42 punti così, quindi andiamo a fare per ogni punto sottostante semplicemente una maglia bassa. Ok, quindi proseguiamo in questo modo per 4 giri. Allora, guardate, una volta realizzati questi 4 giri sono andata a fissare il nasino e gli occhietti, sono quelli a vite di sicurezza, con la vite di sicurezza, quindi quelli più adatti, che siamo un po' più sicuri che non si stacchino, e come punto di riferimento gli occhi sono andati a inserirla nel settimo giro a partire dal centro, mentre il nasino nel penultimo. Ok, poi vediamo ancora come andare a fare i baffi dopo. Adesso dobbiamo proseguire a fare la nostra testa. Fatto ciò, fatto questi 4 giri di maglia bassa lavorata così come si presentava, adesso dobbiamo andare a fare le diminuzioni per chiudere. Quindi vediamo subito come fare. Partiamo facendo 5 maglie basse nei primi 5 punti. 1, 2, 3, 4 e 5
Dopodiché facciamo una diminuzione, ovvero chiudiamo assieme due maglie. Voilà, ripetiamo la sequenza per tutto il giro, quindi 5 maglie basse adesso qui nei successivi 5 punti e poi di nuovo una diminuzione. Al termine del giro ci ritroveremo con 36 maglie. Nel prossimo giro invece andremo a fare 4 maglie basse nei primi 4 punti. E poi andiamo a fare una diminuzione nei due punti successivi, quindi andiamo a chiudere assieme due maglie basse in questo modo. Ripetiamo la sequenza per tutto il giro, quindi di nuovo alterniamo altre 4 maglie basse più una diminuzione e alla fine ci ritroveremo con un totale di 30 maglie. Dopodiché dobbiamo proseguire con altri due giri sempre di diminuzioni, il quattordicesimo e il quindicesimo giro. Nel giro 14 andremo a fare 3 maglie basse e poi una diminuzione per tutto il giro per un totale di 24 maglie, mentre nel quindicesimo giro andremo a fare solo più 2 maglie basse e subito dopo una diminuzione per un totale di 18 maglie finite, ok? Quindi proseguiamo a lavorare ancora questo giro più gli altri due. Una volta terminata anche la testa dobbiamo andarla a imbottire e adesso vi faccio vedere come andare a cucire le orecchie. Allora, come avevamo visto prima, le orecchie sono quindi un cerchio che andiamo a piegare a metà e poi andiamo a modellare un pochettino in questo modo, in modo che restino incavate al centro come questa qui che io ho già cucito. Avevamo lasciato il filo lungo, se non l'avete fatto dovete prendere una gugliata di filo e io l'ho inserito in un ago tirafettuccio. E adesso vi faccio vedere come andare a cucirlo. Allora, lo andiamo a posizionare più o meno dove ci serve. Quindi io lo attacco così. Qui ho già il filo inserito, quindi mi inserisco così e così, prendendo le due metà davanti e dietro dell'orecchio, e poi vado a inserirmi qui con l'ago nella testa e tiro. Gli tengo sempre un pochettino la forma così, adesso qui entro in una nasolina della testa con l'ago, passo attraverso entrambe le asole dell'orecchio e poi vado ad agganciare qui una nasolina della testa per fissarla e tiro. Voilà. Ancora prendo una nasolina della testa, sempre passo attraverso tutti e due gli strati delle orecchie e poi vado ad agganciarmi qui in un punto di nuovo della testa e tiro. In questo modo andiamo a fissare l'orecchio. Quindi di nuovo adesso mi inserisco qui in un pezzettino della testa, passo attraverso entrambi gli strati dell'orecchio e poi mi aggancio di nuovo qui a un punto. Voilà. E tiro. Vedete? In questo modo procedo fino ad aver attaccato l'intero orecchio. Allora, guardate, dopo aver attaccato le orecchie sono andata con un filo da ricamo a ricamare i baffi, quindi molto semplicemente ho preso una cogliata di filo, gli ho fatto un nodino e ho fatto una gettata da qua a qua col l'ago, poi sotto e dall'altra parte. Ok, quindi questo è il risultato, in modo che il gattino abbia anche i baffetti, e vi consiglio di farlo comunque prima di cucire la testa al corpo, perché dopo anche con la mano non riuscite più a far passare l'ago ed è un pochettino più difficoltoso. Quindi se volete disegnargli i baffi fatelo prima di attaccare la testa al corpo. Dopodiché dalla testa ho lasciato una gugliata di filo un po' lunga, l'ho inserita nell'ago e adesso vediamo come andare a cucire la testa col corpo. Quindi la testa è leggermente più grossa del corpo, quindi va da fuori, mentre il corpo si inserisce perfettamente all'interno della cavità della testa. Quindi partiamo subito, siamo qui sul dietro, abbiamo il filo qui e andiamo a inserirci
direttamente qui nel corpo, tiriamo e attacchiamo testa e corpicino. Voilà, dopodiché proseguiamo, sempre puntiamo nel corpo e in corrispondenza qui nella testa. Quindi vedete che punto qui nel corpo e poi in corrispondenza nella testa e unisco le due parti. Quindi procediamo in questo modo fino ad aver attaccato completamente tutta la testa. Allora, ho cucito la testa e vedete che la ciniglia è fantastica anche perché non si vede assolutamente la cucitura, quindi è proprio l'ottimo. Adesso nello stesso modo andiamo ad attaccare il braccino qua sotto. Quindi io vi avevo detto che avevo lasciato la guglietta sempre lunga, l'ho infilata nell'ago. E adesso, nello stesso modo con cui abbiamo cucito la testa e le orecchie, andiamo a fermare anche il braccio. Quindi partiamo sempre da qui e puntiamo nel corpo, tiriamo e andiamo a fissare. Poi passiamo di nuovo sempre qui in un punticino del corpo. E andiamo a puntare nel braccio. Ed ecco che abbiamo fissato anche il braccio e adesso andiamo a fare la stessa cosa dall'altro lato. Per quanto riguarda la coda, che è l'ultima cosa che dobbiamo andare a fare, facciamo sempre un anello magico con 6 maglie basse all'interno. In questo modo, e poi andiamo a lavorare queste 6 maglie senza aumentare, quindi lavoriamo sempre solo 6 maglie basse per 19 giri, in modo da realizzare una codina sottile che poi andremo a imbottire e a cucire sul nostro gattino. Ok, quindi una volta ottenute queste 6 maglie per 19 giri vado a lavorare queste 6 maglie in modo che si crei una codina.